One Podcast. Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile, ha risposto Giuseppe Conte a Bruno Vespa, che gli chiedeva dello stato delle cose tra lui e Beppe Grillo. Qui, ma perché avevamo già parlato del deterioramento del rapporto tra i due big del Movimento 5 Stelle. Pubblicamente, lo sappiamo, esprimono visioni politiche diverse, ma appare sempre più chiaro che in realtà il problema sia anche personale. Conte ha aggiunto, riferendosi sempre a Beppe Grillo, che sta portando avanti atti di sabotaggio, compromettendo l'obiettivo di liberare energie nuove. Tutto questo Conte lo ha raccontato nel libro di Bruno Vespa, in uscita a fine mese. Tra le dichiarazioni più eclatanti ce n'è una che probabilmente ha colpito Grillo al di là del gioco delle parti. Pare infatti che Giuseppe Conte abbia interrotto il contratto da 300.000 euro a favore di Beppe Grillo. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Giuseppe Conte, ex premier dal 2018 al 2021, guida oggi, lo sappiamo, insomma, il Movimento 5 Stelle, che è un partito che sembra molto diverso dalle sue origini. Intanto è diventato un partito, ecco, non più un movimento. Conte ha presieduto il governo giallo-verde, è stato promotore dei decreti sicurezza, quelli che secondo Salvini avrebbero permesso di trattenere la Open Arms a largo per 19 giorni. Conte è anche noto, lo sappiamo, per quel famoso curriculum arricchito da presunti perfezionamenti alla New York University. Lo so che l'ho già detto in passato, però è sempre bene ricordarle queste cose, perché ci raccontano bene l'essere umano, insomma, lui come per tutti gli altri, insomma, sta nei dettagli la differenza appunto di ogni essere umano. E Conte è uno che ha presentato un curriculum che non corrispondeva del tutto alla verità. Conte in questi anni è diventato un politico a tutti gli effetti, ma il Movimento 5 Stelle non è più quello di una volta. Il limite dei mandati, il taglio degli stipendi, il divieto di andare in TV, l'obbligo di rinunciare al titolo di onorevole sono tutte cose ormai molto lontane. In passato i 5 Stelle si opponevano anche ai finanziamenti pubblici a partiti e giornali, oggi accettano i fondi del 2 per 1000 per sostenere appunto la propria struttura. Stessa cosa le battaglie identitarie, il referendum sull'euro, l'abolizione di Equitalia, il no alla TAV, sono tutte battaglie pressoché scomparse. Conte ha trasformato il movimento, rendendolo simile a un partito tradizionale, e il dissidio con Grillo è diventato tanto profondo da portare addirittura a minacce legali. Qualche giorno fa, poi, è arrivata una notizia clamorosa. Conte avrebbe deciso di interrompere il contratto da 300.000 euro annui a favore di Beppe Grillo. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Alfonso Raimo, giornalista di Huffington Post Italia. Questa è la risposta che mi ha mandato. Ci risiamo. Nella lunga tensione tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo si aggiunge un nuovo capitolo. L'annuncio da parte di Conte di non voler più rinnovare il contratto che lega Grillo ai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Cos'è questo contratto? È un accordo in base al quale Grillo si impegna a offrire la sua consulenza per la comunicazione dei 5 Stelle al prezzo di 300.000 euro l'anno. Conte dice in sostanza: quando scade questo contratto non lo rinnoviamo. La cosa assume sembianze di un vero e proprio licenziamento, dunque. Ma perché è un passaggio decisivo in una controversia che ha visto altri passaggi? Perché con quei soldi Grillo ci pagava, ci mandava avanti il blog beppegrillo.it. Ora, questo è un blog che non è, diciamo, un sito qualsiasi, è il sito da cui tutto è nato, possiamo dire. Prima ancora che ci fosse il Movimento 5 Stelle c'era il mitico blog nel quale è nata, ad esempio, l'idea di un movimento, questo era almeno nelle intenzioni, che doveva rivoluzionare la politica italiana. Togliere i soldi a Grillo per mandarlo avanti significa dunque silenziarlo, ed è probabilmente proprio l'effetto che Conte si prefigge, perché Grillo da settembre in poi aveva cominciato a dirigere il blog
Gog contro Conte e contro il processo costituente. Prima aprendo un hashtag che si chiamava Riprendiamoci le nostre battaglie, che è in sostanza uno spazio in cui Grillo ripubblicava materiali d'archivio sulle battaglie storiche del Movimento 5 Stelle, dalla mobilità sostenibile all'antipolitica, all'economia circolare, alla moneta digitale. Poi Grillo ha aperto un altro spazio che si chiama La Bacheca del Mugugno, in cui dà vita a un sito di vera e propria controinformazione rispetto al processo costituente. Da qui l'accusa di sabotaggio che Conte muove a Grillo. Evidentemente questo passaggio può apparire l'atto finale di un cammino che si concluderà con la Costituente, quando gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a fine novembre a votare sul nome, sul simbolo e anche sulla cancellazione del ruolo di garante, cioè del ruolo di Grillo. Nel frattempo Grillo è stato licenziato da Conte ed è stato licenziato in una maniera che un grillino delle origini non avrebbe mai immaginato, con un'intervista a Vespa, un giornalista che i grillini in qualche modo non hanno molto in simpatia. Ma il rischio complessivo qual è? È quello che indicano tra gli altri Davide Casaleggio e l'ex ministro Lorenzo Fioramonti, e cioè che il Movimento 5 Stelle degrillizzato non attragga i consensi che attraeva il movimento originario e che dunque, come dice Casaleggio, ne rimanga solo uno, ma uno di elettore. Grazie ad Alfonso Raimo. Credo che questa preoccupazione sia diffusa, insomma, tra chi sostiene il Movimento 5 Stelle e tra i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle, perché forse senza quella fiamma che ha reso il Movimento 5 Stelle così popolare, la fiamma di Beppe Grillo, ecco, forse il partito di Giuseppe Conte non riuscirà davvero a raccogliere il consenso necessario, quello che ti porta e dovrebbe teoricamente portarti al governo, perché evidentemente il Movimento 5 Stelle ha quel tipo di ambizioni lì, legittimamente. Staremo a vedere se questa battaglia legale alla fine la vincerà davvero Conte, se potrà sul serio tagliare appunto questo contratto. Lo staff di Beppe Grillo fa sapere che il contratto è ancora in essere, per cui probabilmente già nei prossimi giorni arriveranno importanti novità. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e noi come sempre ci sentiamo domani. Ciao! Ma Perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.